Play, questa volta parliamo di Stormlord, epico, epico gioco della Usonn, come vediamo sotto, programmato da Raffaele Cecco, se non erro, che era lo stesso programmatore di The Last, è così, by Raffaele Cecco, è lo stesso programmatore di The Last Ninja e se non erro anche di Cybernoid. È un gioco veramente stupendo, adesso ve lo farò, con delle musiche veramente magnifiche, se non erro di Jero Entel, che era un grande compositore. Questa è la cassettina, adesso andiamo al gameplay. Bentornati, bentornati su Retroplay. Questa volta giochiamo un gioco veramente epico, ovvero Stormlord per Commodore 64, un gioco veramente bellissimo della Usonn, anno 1988-89, non mi ricordo. Comunque va bene. Allora, questo qua gioco è un. Questo qua. È un incrocio tra un platform e un puzzle game che adesso andremo a giocare. Mettiamo joystick e iniziamo. Ok, abbiamo iniziato. Vediamo, noi siamo nei panni di questo, di questa sorta di gnomo, nano guerriero, quello che è sostanzialmente il signore delle tempeste del titolo, Stormlord, che dovrà liberare queste fatine. Per poter completare il livello dovremo liberare queste fatine. Cioè, vediamo che ci sono delle donnine in abiti discinti. E c'è da dire che questo gioco esiste anche in versione Amiga, dove la grafica è migliore, quindi le donnine sono anche più, diciamo, più belline da vedere. Però purtroppo il gioco va meno fluido, perché mentre questo va a 60 fotogrammi al secondo su Commodore, su Amiga va a 30. Vediamo questi trampolini che ci consentono, come dei teletrasporti, di andare in altri punti del livello e appunto liberare le fatine. Nella versione Amiga questi trampolini invece sono sostituiti da delle pietre con sopra dei teschi che, prendendole, noi, aia, verremo trasportati da un'aquila, un falco, non lo so come si può definire. Adesso andiamo al prossimo. Siamo armati di ombrello, infatti vediamo ci sono delle gocce di pioggia acida che normalmente sarebbero letali, ma visto che noi abbiamo l'ombrellino possiamo passarle tranquillamente. Altra fase arcade dove dobbiamo colpire questi draghi volanti e poi dobbiamo tornare indietro. Attenzione, oh, ci ha beccato un drago alle spalle, dobbiamo tornare indietro. Abbiamo due spari oltre le palle di fuoco, se teniamo premuto abbiamo anche questi coltelli. Le musiche sono veramente stupende di Jero Entel, dei Maniac of Noise, che è uno dei più grandi compositori per Commodore 64. Sostituiamo l'ombrello con il miele. No, riprendiamo il miele. Attenzione che qua, ecco, mi ricordavo bene, uno di questi scalini cede. Per prendere la fatina dobbiamo allontanare queste terribili api a doppia coda. Ecco, abbiamo scansate. Vedete, un gioco in cui bisogna usare anche la materia grigia, oltre che l'azione, platform, action. Attenzione che questi, se si schiudono, escono dei demoni volanti da queste uova. Ci manca solo una fatina per finire il livello. Il tempo sta per scadere, come vediamo in basso a sinistra c'è una luna. Ancora queste api mutanti con la doppia coda. Prendiamo l'ombrellino. Ecco, questa si spacca. Anche questa sicuramente si spacca, guarda, infatti, esatto. No, mi sa, abbiamo fatto la cazzata, perché l'ombrellino dovevamo usarlo per come scambio, come
moneta di scambio perché purtroppo non possiamo più fare niente. Siamo rimasti bloccati, ragazzi. Mannaggia. Oh, però abbiamo preso la chiave comunque, sprecando purtroppo due vite. Se invece sostituiamo l'ombrellino con il miele, potevamo evitarci di perdere le vite, insomma. Andiamo a riprendere l'ombrellino. Ecco, abbiamo perso un'altra vita, mannaggia. Oh no, no. Ah, un vermone ci ha colpito. No, l'ultima chiave dov'è? Oh. Ci manca la chiave, ragazzi. Ma cacchio sta? No, no, abbiamo perso. Mannaggia, non vi ho, sono riuscito a prevedere il livello bonus dove bisogna acchiappare le fatine e schivare. No, bisogna lanciare i cuori alle fatine. Ma vediamo un po' se rigiocando riesco a farvelo vedere. In pratica adesso io metterò pausa e poi vi farò vedere il livello bonus se riesco. Ecco, vediamo il livello bonus dove dobbiamo colpire le fatine con i cuoricini. Attenzione! Dobbiamo raccogliere le lacrime che loro fanno cadere. Passiamo quindi al secondo livello, eccolo qui. C'è del miele lì, ma prima di prenderlo vediamo un po' dove dobbiamo poggiarlo, sto cavolo di miele. Ah, intanto andiamo a prendere... Aia! Ecco, lo sapevo io, la solita trappola con la pianta carnivora. Andiamo a prendere la chiave, intanto. Qua ci sono sti timbri giganti che io non so se ci conviene portare la chiave o il miele, perché non ricordo assolutamente sto livello com'era. Abbiamo fatto bene a portare la chiave perché c'è una porta da aprire, come vediamo. Però forse adesso dobbiamo andare a prendere il miele, sicuramente. Aia. No, difficilissimo, ragazzi. No, abbiamo pochissime vite. No, ci ha riportato alla partenza. Quindi è inutile che siamo tornati a piedi a prendere il miele, perché bastava che prendiamo... Mannaggia. No, niente, abbiamo fatto tutta una serie di cazzate una dietro l'altra proprio. No, niente, game over, ragazzi. Va bene, anche per questa volta è tutto. Questo era Stormlord, bellissimo gioco della Houston, programmato da Raffaele Cecco, che ricordiamo è lo stesso programmatore di Cybernoid 1 e 2, di anche Last Ninja 2 se non erro, e 3. Il primo non mi pare che l'abbia, non ricordo se l'ha fatto lui, mi pare di no. Comunque, eccoci qui con Stormlord che ritorna insieme alle due sue donnine. Bellissimo gioco per Commodore 64. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!